lui non era un musicista come lo era Kepler o come lo era Pitagora, come lo era Einstein, perché Kepler era un cantante, Einstein suonava il violino. Qui ci sono tanti scienziati che amavano la musica, perché secondo loro la musica serviva a completarli. E Newton è uno di questi. Lui diceva che i colori sono nello stesso rapporto delle note musicali, quindi abbiamo la quarta, la quinta, l'ottava. Ad esempio l'infrarosso rispetto all'ultravioletto, uno è 300 nanometri mentre l'altro è 600 nanometri, quindi è il doppio, una frequenza doppia. Poi c'è un'altra categoria di elettromagnetismo, insomma lui faceva dei riferimenti. Newton era anche famoso per aver inventato la scala palindroma, cioè lui aveva inventato una scala che o la facevi da un verso, dall'altra restituiva sempre gli stessi intervalli, cioè era un pazzo. Insomma, per dire che questi scienziati, astronomi, Keplero, Newton, tantissimi altri, io mi occupo proprio di questa materia, di scienze della musica, ma pensate che Keplero, la famosa...